polizia, accompagnato dal questore della provincia di Trapani, depone una corona d'alloro alla lapide, dedicata ai caduti della polizia. Reparto attenti! Presentar! Onori ai caduti della polizia! Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio, origine e fonte di ogni bene, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Le meraviglie del creato, gli eventi della storia, che una misteriosa provvidenza volge a fine di bene, le opere degli uomini amanti della giustizia e della pace, muovono il nostro cuore a benedire Dio sorgente prima di ogni dono. Noi crediamo, con l'Apostolo Paolo, che tutto coopera al bene per coloro che temono e amano il Signore. E in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto, perché aderendo in Cristo alla sua volontà, tutto compiamo per la sua gloria. E questa benedizione non è tanto la benedizione di un luogo, quanto l'invocazione della protezione di Dio sulle persone, su quanti qui opereranno, sul loro lavoro, sul loro impegno e sacrificio quotidiano, perché possano conseguire il risultato delle loro opere assistiti non soltanto dalla loro generosità, dalla loro competenza, dalla loro professionalità, ma anche dall'aiuto di Dio, che è amante della giustizia e della pace. Dio ama tutte le creature e le custodisce con immenso amore. Invochiamo la sua benedizione perché ci guidi e ci sostenga con la forza del suo Spirito. Diciamo insieme: sia sempre con noi la tua benedizione, Signore. Sia sempre con noi la tua benedizione, Signore. O Dio eterno, che imprimi un senso più alto alla nostra vita, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che sei largo delle tue benedizioni, a quanti nella ricerca della giustizia e della verità e della legalità si sforzano di operare con coscienza retta e illuminata, concedi a questi tuoi figli di sapere individuare con il tuo aiuto valide soluzioni teoriche e pratiche per mettere il frutto della loro creatività e della loro generosa dedizione a servizio del bene comune, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti opereranno in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Con l'augurio di ogni bene e di buon lavoro. Il capo della polizia procede all'inaugurazione del commissariato con il taglio del nastro tricolore, accompagnato dalle autorità. Reparto! Attenti!
Il viandante che si avvicina a questo bellissimo lembo di Sicilia vive nuove e più intense emozioni. In un paesaggio aggredito dal sole che acceca, si costeggiano montagne calcaree e si attraversano colline silicee. Poco più in là, oltre le colline che cingono come d'assedio la città di Castelvetrano, il mare azzurro è infinito. Sulla costa il fascino dell'antica acropoli di Selinunte, colonia dorica nata nel 628 a.C., abbattuta dai cartaginesi nel 409. Di essa oggi restano straordinarie rovine. Lì giganteggia maestoso il tempio dedicato al dio Apollo. Questo è lo spettacolo fantastico che si presentava agli occhi dell'illustre filosofo e scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe nel corso del suo passaggio a Castelvetrano nel lontano sabato del 21 aprile 1787. Castelvetrano si porta dentro per intero la storia nobile del popolo siciliano, una storia fatta di percorsi tortuosi e difficili che hanno visto da sempre le forze di polizia al fianco delle comunità locali, impegnate nel faticoso cammino verso la legalità. Questa terra ha conosciuto uomini speciali che hanno offerto un contributo determinante al progresso della collettività. Nell'antichità questo territorio fu governato dal grande avvocato, politico e scrittore romano Marco Tullio Cicerone, questore della provincia di Trapani tra il 76 e il 75 a.C. Proprio nel 76 a.C. Cicerone si presentò come candidato alla questura, la prima magistratura del cursus honorum dell'impero romano. Sulle origini della città di Castelvetrano ci sono molti dubbi. Per alcuni fu sede di una città antica, per altri fortificazione della Greca e vicina a Selinunte, per altri ancora borgo nato dall'unione di più casali agricoli. Il toponimo Castrum Veteranum era invece usato già prima della nascita della città, forse per indicare un incrocio tra vie di comunicazione. Nel 1522 il re di Spagna Carlo V elevò la città a contea e poi a principato. Sotto il dominio spagnolo, Castelvetrano conobbe nel 600 un periodo di carestie ed epidemie. Durante il Risorgimento, Castelvetrano insorse due volte, nel 1820 e nel 1848. Nel 1860 alcuni castelvetranesi si unirono ai Mille di Garibaldi. Anche Castelvetrano visse le tensioni e i fermenti del tempo. La città si trovava più o meno nelle medesime condizioni delle altre della Sicilia occidentale. Il fenomeno mafioso conobbe in Castelvetrano grande sviluppo nell'Ottocento, ma forse le sue radici sono più antiche e riconducibili ai medesimi fenomeni di malgoverno straniero che portò tutti i siciliani a farsi leggi proprie, a darsi propri capi, che a poco divennero tanto potenti da regolare non solo la vita pubblica, ma anche quella privata dei cittadini. Nel 1866 accadde una rivolta a Palermo contro il nuovo governo piemontese che, secondo i siciliani, condizionavano l'isola come fosse una terra di conquista. Lo stesso accadde a Castelvetrano. Il 30 dicembre 1894 ebbero inizio i tumulti. Furono bruciati gli uffici daziari e si costrinsero gli apparati di polizia dell'epoca alla repressione. Castelvetrano nel 1875 dette i natali anche a Giovanni Gentile, illustre filosofo e pedagogista che insieme a Benedetto Croce fu uno dei maggiori esponenti del neoidealismo filosofico, sostrato ideologico del fascismo. Dopo la nascita del Regno d'Italia, l'Organizzazione della Pubblica Sicurezza estese al nuovo Stato unitario la normativa già vigente nel Regno Sabaudo. Dalla fine dell'Ottocento a Castelvetrano fu istituito un regio ufficio di pubblica sicurezza, diretto da un delegato. Qui, il 3 aprile 1904, venne trasferito un giovane funzionario di polizia che lascerà un segno incancellabile nella lotta alla criminalità mafiosa. Il delegato di pubblica sicurezza Cesare Mori, che nel prosieguo e per i meriti straordinari conquistati
nella sua carriera fu meglio conosciuto come il prefetto di Ferro. A Castelvetrano il giovane Mori cominciò subito ad agire energicamente, usando quegli stessi metodi decisi, inflessibili, che riprenderà con un'autorità e una libertà di azione incomparabilmente superiori molti anni dopo in tutta la Sicilia. Compì numerosi arresti e sfuggì a vari attentati, mise a segno alcune importanti operazioni come la cattura dei latitanti Diego Tofano e Francesco Carlino. Si dedicò poi alla caccia di Paolo Crisafi, altro noto bandito dell'Agrigentino. Il governo Mussolini decise di inviarlo ancora in qualità di prefetto il 1 giugno 1924, prima a Trapani, poi a partire dall'ottobre 1925 a Palermo, con poteri straordinari e con competenza estesa a tutta la Sicilia, al fine di sradicare il fenomeno mafioso nell'isola. Allo scopo di attuare la repressione sistematica del brigantaggio e dell'abigeato, Mori decise di istituire alle sue dirette dipendenze il servizio interprovinciale di pubblica sicurezza ed adottò anche azioni di polizia spettacolari, con lo scopo dichiarato di incutere il terrore tra i briganti ed ottenere la fiducia della popolazione. Tra queste l'assedio di Gancia, paesino delle Madonie, divenuto il regno incontrastato di numerose bande. I metodi attuati durante questa azione furono particolarmente duri. L'azione di Mori si rivelò in tutta la sua clamorosa efficacia fin dal primo anno. Nella sola provincia di Palermo gli omicidi scesero da 268 nel 1925 a 77 nel 1926. Le rapine da 298 a 46 e anche altri crimini diminuirono drasticamente. Castelvetrano ha dato i natali nel 1909 anche ad un capo della polizia, il dottor Giovanni Rinaldo Coronas. Fu nominato prefetto nel 1967 e vicecapo della polizia fino al 1974. Il 19 gennaio del 1979 fu nominato capo della polizia. Il prefetto Coronas si impegnò a varare un programma di riorganizzazione della Polizia di Stato, un intervento a tutto campo che spaziava dall'amministrazione finanziaria alla formazione, al coordinamento tra le forze di polizia nella lotta alla criminalità. Il suo mandato tenne a battesimo la sindacalizzazione e aprì al servizio militare in polizia. Rimase capo della polizia fino al 27 aprile del 1984. Dalle imprese che il prefetto Mori compì in questa terra sono trascorsi molti decenni. Eventi straordinari per l'umanità si sono succeduti. La mafia è cambiata e pur sempre efficace sono cambiati i metodi di contrasto all'illegalità diffusa e alla criminalità organizzata. Ma l'impegno, la volontà, la forza d'animo e il coraggio che hanno contraddistinto la vita e l'attività di quel giovane delegato della pubblica sicurezza inviato ad inizio secolo qui a Castelvetrano, quelli no, quelli sono rimasti immutati nel tempo. Il nuovo commissariato che viene oggi inaugurato nasce su di un'area edificabile sottoposta a sequestro e poi confisca operato nei confronti di Geraci Francesco, oggi collaboratore di giustizia, che l'aveva acquistata per conto di Totò Riina, già capo di Cosa Nostra, catturato nel 1993, su richiesta del castelvetranese Messina Denaro Matteo. Del sacrificio estremo di quanti in nome di questi alti ideali hanno dato la propria vita, ma anche dell'impegno di tutti gli altri uomini delle istituzioni che con un giuramento hanno assunto il dovere di difendere i cittadini onesti dagli attacchi dei nemici della legalità e che operano ogni giorno per l'affermazione dello Stato sulla mafia, questo edificio, questo luogo vogliono essere e rimanere per le presenti e future generazioni concreta testimonianza. A tutti gli appartenenti della Polizia di Stato che oggi non sono più qui, in questo giorno di vittoria per lo Stato, intendiamo dedicare tutti i nostri pensieri più affettuosi, perché il loro ricordo straordinario rimanga sempre con noi.
autorità tutte intervenute, gentili ospiti, un grazie per la vostra partecipazione. A lei, signor Capo della Polizia, un grazie sincero dal profondo, un grazie da parte di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e del personale dell'amministrazione civile dell'interno che operano in questa provincia. So bene che per raggiungere stamani Castelvetrano si è sottoposto per concomitanti impegni ad un tour de force incredibile, proprio nel giorno della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Anche questo è un segno importantissimo per tutti noi della sua vicinanza e della sua costante attenzione ai problemi del territorio. Ritengo, interpretando sicuramente il loro pensiero, di poter rivolgere un ringraziamento a nome di tutte le autorità presenti e a nome dei rappresentanti di tutte le altre forze di polizia, amici carissimi, che agiscono con noi in questa provincia per la salvaguardia della legalità. Guardavo scorrere bellissime le immagini di questo documentario che abbiamo realizzato in proprio e che ci hanno raccontato in pochi minuti la storia millenaria e straordinaria di questa città e degli uomini speciali che hanno fornito un contributo significativo e difficile al tortuoso cammino della legalità. Di fronte a tanto impegno, a tanto ingegno, ho avvertito la limitatezza assoluta delle mie poche qualità al raffronto della straordinaria statura morale e professionale di coloro che hanno avuto un ruolo così importante in questo territorio per riaffermare indiscussa la supremazia della legge. Sentirsi eredi e custodi di questi valori e di queste tradizioni così importanti mi riempie il cuore di gioia. Sapere che più di 2000 anni fa il grande Cicerone ha governato questa provincia con l'incarico di questore mi rende incredulo e a un tempo stesso orgoglioso. Nell'antica Roma il cursus honorum per accedere alla magistratura dei questori, le cui attribuzioni naturalmente erano un po' diverse da quelle attuali, presupponeva attitudini particolari e il possesso di qualità straordinarie e non comuni che appartenevano sicuramente ad uomini speciali. La virtus, intesa come saggezza, il bene supremo della mente umana che nell'antichità era conoscenza dell'uomo e per certi versi del divino. La scienza rerum, la conoscenza, il sapere, ai nostri giorni si direbbe la conoscenza del diritto e delle altre branche del sapere. Poi una qualità e un valore aggiunto, la felicitas, l'entusiasmo, la serenità, il piacere e l'onore di svolgere la professione al servizio della collettività. Ebbene, capo amatissimo, attualizzando questi concetti non penso di possedere granché circa le prime due qualità. Posso dirle però orgogliosamente e con assoluta certezza che in me è cresciuta con una intensità e una forza difficile da descrivere la felicitas, l'entusiasmo, il senso di appartenenza, la felicità di affrontare anche le difficoltà del nostro mestiere, sentirsi immersi completamente in tutto quello che facciamo, l'emozione profonda di sapere che si possa essere utili agli altri, il sorriso anche nelle giornate di lavoro duro. Tutto questo grazie alla fiducia che ella ha inteso sempre riconoscere. Io sono onorato di essere. Questo entusiasmo, capo amatissimo, ha contagiato tutti i miei poliziotti, quelli che oggi lei vede al mio fianco. Le chiedo scusa, tutti i suoi poliziotti. La nostra famiglia allargata, quelli che lei non dimentica mai, anche in relazione al mio passato umano e professionale, ma anche più recentemente. Ho sempre di più avvertito indistinta la sua vicinanza, a me personalmente, a tutti gli appartenenti, specie nel momento della sofferenza e della difficoltà. Soprattutto nel momento della sconfitta, sapesse quanto è importante tutto questo per noi. Oggi ci troviamo qui a raccogliere, ad agguantare, ripeto orgogliosamente, un altro pezzo significativo del nostro entusiasmo. Questo ufficio sarà per sempre l'esempio vivente della vittoria dello Stato, delle istituzioni, sul mondo del malaffare e della illegalità. La bandiera che abbiamo innalzato stamane per la prima volta sulle mura di questo edificio con la solennità delle note del canto degli italiani, le assicuro, non sarà mai più ammainata. Rimarrà sventolare libera da condizionamenti,
sarà il segno tangibile del nostro impegno, della nostra assoluta dedizione, della nostra felicitas, del nostro appassionato entusiasmo, delle nostre battaglie quotidiane, dei nostri sacrifici, della nostra assoluta disponibilità a farci interpreti delle esigenze di questa collettività. Oggi innanzi a lei, signor capo della polizia, con un simbolismo che spero non appaia di circostanza, noi poliziotti di Trapani intendiamo rinnovarle il giuramento di un impegno che rimarrà fedele nel tempo per i valori migliori di cui è portatrice la Polizia di Stato. Gli eroi positivi sono stati raccontati nel corso del nostro filmato. Abbiamo scientemente escluso dal racconto gli eroi negativi, quelli che non meritano menzione. Siamo dell'avviso, e sono convinto di ricevere il suo conforto, che gli eroi negativi non si raccontano, si indagano, si aggrediscono e vanno colpiti con indagini di polizia appropriate ed efficaci, come quelle affidate ai nostri splendidi investigatori, alla nostra straordinaria polizia giudiziaria, coordinata mirabilmente da una magistratura lungimirante e attentissima. Grazie all'operato di questi uomini, oggi un vasto appezzamento di terreno è stato strappato alla mano del crimine, fatto ritornare nella disponibilità dello Stato. Lo straordinario intervento del provveditore alle opere pubbliche di Palermo e dei suoi uffici di Trapani con i suoi preziosissimi collaboratori, così come l'aiuto determinante che ha voluto concederci il signor prefetto di Trapani ed il signor sindaco di Castelvetrano, hanno fatto tutto il resto. A loro un sentitissimo ringraziamento. E di ieri l'altro, la esecuzione a cura della questura di Trapani e del comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani in stretto raccordo, di altre operazioni di sequestro beni ai sensi della normativa antimafia, per un valore complessivo di beni sottratti alla criminalità organizzata di oltre 25 milioni di euro. Un lavoro che ha registrato il vivo apprezzamento del Tribunale Misure di Prevenzione di Trapani e del suo presidente, che siede oggi tra di noi. E la nostra opera non si fermerà a tutto questo. La nostra opera continuerà incessante ed incalzante. Solo il nostro appassionato impegno ci rende pienamente orgogliosi per quanto facciamo e ci fa sentire utili ai cittadini. Stiamo segnando legalità in una terra arida che non è stata mai sufficientemente irrigata e perciò è sembrata a tutti improduttiva. Non è così. Oggi sono particolarmente orgoglioso di poter vivere alla sua presenza autorevolissima il conseguimento di un risultato importante che ci ha regalato il sapore dolce dei momenti di entusiasmo. E il sapore e i profumi di questa terra meravigliosa, di questo bellissimo lembo d'Italia che colpì in un lontano sabato di fine 800 la fantasia del grande Goethe. Voglio gradire, eccellenza illustrissima, un abbraccio forte, per una volta, solo per una volta, assai poco formale, perché le trasmetta per intero il segno inconfondibile dell'affetto di tutti noi poliziotti di Trapani. Grazie. Prende ora la parola il sindaco di Castelvetrano, avvocato Felice Errante. Il capo della polizia, eccellenza, autorità civili, militare, grazie e benvenuti a Castelvetrano. È con onore oggi augurare il benvenuto a tutti voi in un posto assolutamente importante. Io sono particolarmente emozionato perché il dottor Esposito, che in questi giorni ho avuto modo di conoscere e di apprezzare personalmente, ho la certezza che abbia curato lui quel documentario che abbiamo visto e che lo abbia curato lui personalmente con particolare interesse. Grazie. Grazie a nome di tutta Castelvetrano per questo omaggio e per questo documentario, che avrà cura di omaggiarmi perché io possa portarlo in tutte le manifestazioni pubbliche alle quali questa città parteciperà nei prossimi anni. Questo oggi, da sindaco di questa città, partecipo a scrivere una pagina della storia di questa città, di una bella pagina di storia di questa città, già iniziata nel 2008, quando inaugurammo io assessore, già della giunta, il mio predecessore, il dottor Gianni Pompeo, che è qui presente, inaugurando il municipio in quest'area confiscata e strappata alla mafia. Poi da sindaco un ulteriore momento di orgoglio e di onore
di partecipare all'inaugurazione del 6 giugno della tenenza della Guardia di Finanza a pochi metri da questo commissariato. Oggi per me è l'onore di vivere da un ruolo particolarmente importante questo momento, di avere partecipato ad una bellissima pagina di storia. Noi abbiamo bisogno di segnali concreti, di azioni forti nel territorio e di segnali di idee importanti. Così come il commissariato rappresenta il baluardo di giustizia, io questa mattina vorrei, da cittadino, da primo cittadino di questa città, da avvocato e da castelvetranese, portare alla sua attenzione, eccellenza, il problema che viviamo, quello della possibile chiusura del tribunale di Castelvetrano, della sezione distaccata del nostro tribunale. Per carità, la spending review ci sta, ci stanno le spese dello Stato che vanno tagliate probabilmente a torto da alcune parti. Abbiamo bisogno però di sentire lo Stato forte, la presenza del commissariato, la presenza della Guardia di Finanza, la presenza della sezione distaccata del Tribunale per noi sono tappe assolutamente importanti. Io mi auguro che lei possa portare con sé nel cuore, oltre a quel bellissimo documentario che il questore, il dottor Esposito, oggi ci ha voluto regalare, anche questo messaggio, per poter intervenire come possibile alla difesa di un Tribunale del quale questa città ha assolutamente bisogno. Poi sul mio termine, eccellenza, con determina del sindaco, unanimemente condivisa da tutta la giunta di governo e dal consiglio comunale tutto, forse di maggioranza e di opposizione, avremmo pensato di offrire la cittadinanza onoraria di questa città, che per noi è motivo non solo di piacere, ma come comprenderà facilmente dall'emozione che contraddistingue le mie parole, anche grande motivo di orgoglio. E per questo, qualora lei accettasse di buon grado questo nostro omaggio, mi permetto di leggerle quanto da noi scritto. Città di Castelvetrano Sedimonte. Il sindaco conferisce la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza il prefetto Antonio Manganelli, capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, con la seguente motivazione. Per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della lotta alla criminalità in ogni sua forma, per il miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale, per l'esemplare affezione ed interessamento dimostrati con la sua odierna presenza verso la città di Castelvetrano e la sua comunità, che vuole essere universalmente riconosciuta per le sue realtà socio-economiche, storiche, archeologiche, artistiche e culturali, ed anche per la nascita del presidio della legalità che sorge su un terreno sottratto al gioco mafioso. Castelvetrano, 29 settembre 2012, il sindaco. Prende ora la parola il capo della Polizia per un intervento conclusivo. Allora, io sono Nicolafo, non so se si sente. Tra un'oretta credo che sarò completamente afono, perché questo alternarsi di caldo e di aria condizionata d'aria, mi riposto. Danneggia il mio noto invece approccio canoro prosaico. Grazie di essere qui. È sempre bello quando si inaugura una nuova casa. È sempre un giorno di festa. È il giorno in cui pensiamo al futuro, all'arredo, alla costruzione di un nostro angolo che non è solo un rifugio, è un angolo in cui investiamo il nostro tempo, investiamo le nostre speranze, costruiamo il nostro futuro fatto anche di pianificazioni, fatto di scelte di vita. E noi siamo ovviamente noi, espressione della Polizia, siamo ovviamente felici di poter vivere questo momento. Dicevo, è sempre un bel momento inaugurare una casa, il
in questo caso noi non inauguriamo soltanto una casa, noi in questo caso doniamo ad una area territoriale particolarmente importante, interessante, ricca di stimoli per chi fa il nostro mestiere, ma ricca di stimoli per tutti coloro che sono la stragrande, la maggior parte della gente che vuol portare qui, in questo territorio, giustizia, legalità, impegno nel sociale, costruzione di un percorso che vada verso il miglioramento delle condizioni di benessere, delle condizioni di sicurezza di questa parte del nostro paese. Io sono felice di vivere questo momento, dicevo, perché mi rendo conto che non stiamo soltanto apprezzando una nuova struttura edilizia, noi stiamo costruendo un momento storico, stiamo costruendo un momento condiviso da ciascuno di noi, un momento in cui riconosciamo che questa non è soltanto una nuova casa, questa è una testimonianza di quanto sia importante migliorare il benessere del lavoratore di polizia, perché così soltanto si può migliorare il benessere del cittadino a cui si offre un servizio che in un ambiente migliore, in un ambiente più attrezzato, in un ambiente che riesce a dare più stimoli e anche più cura del particolare, più cura del quotidiano, quanto sia importante questo aspetto. E io ritengo che noi stiamo andando proprio verso questa direzione, ecco perché sono felice di partecipare a questo momento in cui si incontrano delle mani che hanno voglia di costruire tutte insieme qualcosa di veramente importante. È un momento di festa, dicevo, quindi è anche un momento di consuntivi, è un momento di riflessioni, è un momento di memoria. Il consuntivo è quello che conosciamo tutti, con le difficoltà che ancora resistono nel tempo, con la persistenza dell'organizzazione mafiosa su questo territorio, devo comunque sottolineare che a distanza, ma mica tanto, riesco a riconoscere i segnali di una progressiva affermazione dello Stato, affermazione del nostro Paese. Sono perciò contento di partecipare a un momento che non vuole essere un momento trionfalistico, però vuole essere un momento in cui sottolineiamo che di strada ne abbiamo fatta tanta, tanta quanta. Io sottolineo sempre tanto. Io dico, noi dobbiamo fare come il rocciatore, che guarda sì ogni tanto in avanti e viene colto dalla frustrazione di non essere arrivato al traguardo, e quindi coglie subito il significato negativo del suo percorso. Però se il rocciatore si gira indietro, vede quanta strada è stata. Molta di questa strada, quasi tutta questa strada, l'avete fatta voi. Io riconosco nelle nostre prime e seconde file i miei compagni di viaggio, loro più importanti, loro più quotidianamente impegnati nella realizzazione dei risultati che sono stati raggiunti. Ma io riconosco i miei compagni di viaggio, con alcuni di loro ho girato il mondo e con la maggior parte di loro ho coltivato quella speranza che poi abbiamo visto diventare realtà, perché insieme abbiamo raggiunto dei risultati straordinari.
E io vorrei ringraziare e abbracciare davvero ciascuno di loro, oggi impegnati nel giudicante, nella direzione di uffici importanti, nella requirente, e veramente esprimere loro il ringraziamento e la consapevolezza del risultato ottenuto proprio attraverso il loro impegno. Dunque consuntivi cusinieri, dunque giorno di festa, dunque giorno in cui tocchiamo con mano che abbiamo raggiunto e stiamo raggiungendo risultati particolarmente importanti. Ma c'è anche un valore aggiunto a tutto questo. Noi stiamo toccando con mano che tutti insieme possiamo farcela, laddove pensavamo fosse assolutamente velleitaria una nostra investimento di risorse, di impegni per raggiungere risultati straordinari, invece ci rendiamo conto che questi risultati li stiamo raggiungendo. E io vorrei dedicare un'ultima riflessione ad un altro concetto che si associa sempre a quello dei consuntivi positivi, del giorno di festa, della felicitas a cui faceva riferimento il nostro straordinariamente bravo questore, ed è un concetto che è il concetto della memoria. Molta della carica, molta della fiducia, molta della speranza ce la sta dando e ce l'ha data in questi anni proprio la consapevolezza dell'importanza della memoria. Noi ricordiamo, noi immagazziniamo dati, noi attraverso la messa a fattor comune di questi dati, raggiungiamo risultati importanti. Sembra scontato, ma noi confondiamo il concetto di ricordo con il concetto di memoria, sono due cose diverse. La memoria è l'insieme di tutte le informazioni che riusciamo a immagazzinare, e quindi significa esperienza, significa professionalità, significa speranza, significa investimento nella fiducia, nelle cose che attraverso il progressivo apprezzamento, attraverso il progressivo apprendimento riusciamo a capitalizzare e a farne un fattore moltiplicatore della nostra forza, dei nostri risultati. Ma non c'è solo, c'è il ricordo, che per me è più bello. E il ricordo è quella serie di frammenti di vita dei nostri amici che non ci sono più e che ci aiutano, pensando a loro, ci aiutano a far bene, ci aiutano a capitalizzare momento per momento il pensiero verso quelle gesta straordinarie, verso quei rapporti che abbiamo avuto nella vita, verso quella loro vita di presente e di futuro che ci ha dato speranza, ci ha dato forza, ancora oggi ci fa pensare, noi ancora oggi diciamo che tutto quello che facciamo lo facciamo anche per non dimenticare. Io non so quanti abbiano conosciuto colleghi, persone impegnate nel civile, colleghi poliziotti, colleghi magistrati, giornalisti, colleghi cittadini che sono stati accanto a noi, o meglio noi siamo stati accanto a loro. Ma io trovo straordinario focalizzare ogni tanto dei pezzetti di vita che sono piccole cose, un albergo, un ristorante, una sentinella in una legione straniera. Tutto quello che abbiamo visto in Italia, in Sicilia, in Europa, nel mondo intero. Io sono grato alla mia professione, che ritengo sia la più bella del mondo, perché mi ha fatto vivere questa esperienza. E questa esperienza è ancora oggi
mio padre.